questa iniziativa in Figino Serenza e vuole essere un invito per tutti gli automobilisti al rispetto del ciclista, quindi al mantenimento della distanza, come dice il cartello, di 1,5 metri in fase di sorpasso tra un'automobile e il ciclista. Questo perché? Perché evidentemente diventa fondamentale e di vitale importanza andare a tutelare quella che è la parte debole della strada e sulla strada, con la strada, in questo caso il ciclista appunto con la bicicletta. Io sono Antonio Cortese, appunto, sono testimone dell'associazione Io Rispetto il Ciclista. Questa associazione è stata fondata da Paola Giannotti, da Maurizio Fondriest e da Marco Cavosso. E si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto del ciclista. Sono stati apposti e posati circa 700 cartelli. Io invece ringrazio l'amico Antonio Cortese, ringrazio l'associazione Io Rispetto il Io Rispetto Ciclista. Ciclista. Ovviamente il comune di Figino Serenza non poteva non aderire a questo tipo di iniziativa. Abbiamo la fortuna di avere tra le nostre fila anche una gloriosa società sportiva, l'Unione Ciclistica Figinese, qui rappresentata dal presidente Corrado Orsenigo, da diversi amatori e dal futuro, dai nostri bambini. Rispetto delle norme, 1,5 metri, io direi, Antonio, 1,5 metri che può salvare la vita. 1,5 metri è proprio quella distanza che salva la vita. Esatto. E abbiamo aderito subito a questa iniziativa, conoscendo quali sono i pericoli che si snodano sulla strada, conoscendo anche i comportamenti dei ciclisti, visto che io sono un ex, però i miei collaboratori, qui il vicepresidente, i nostri amatori sono sempre sulla strada, compresi i nostri bambini. E il rispetto del ciclista quando è sulla strada, visto che ha un mezzo che è meno protetto di quello a quattro ruote. Speriamo che questi cartelli servano davvero a dare un esempio e a dare una linea di condotta a chi guida l'automobile. Prossimo step cosa sarà? Grazie ad Antonio, cercare di sensibilizzare tutte le amministrazioni della provincia di Como a favore di questa iniziativa. Quindi ci facciamo promotori Io con gli ringrazio altri Moscatelli, sindaci. sindaco Moscatelli, di questo aiuto. Abbiamo bisogno chiaramente di persone come lui per poter portare avanti nella nostra Brianza, nella zona comasca, ecco, questa iniziativa. Antonio Cortese, sono testimone dell'associazione Io Rispetto il Ciclista. Questo, come dico spesso, è un punto di partenza e non di arrivo, perché si cerca di cambiare un po' quella che è la cultura e la mentalità dell'automobilista nell'arrivare appunto alla tutela della parte debole sulla strada, che in questo caso è il ciclista e la bicicletta. Ringrazio il sindaco Alice Rondiati che con 10 cartelli ha fatto sì che anche Cantù, che è amica della bicicletta, che ha una squadra gloriosa come CC Cantulino, possa essere tra le città che sono sensibili e sensibilizzano su questo problema. Credo che sia importante diffondere la cultura del rispetto, il rispetto di chi è sulla strada e di chi è, diciamo, l'utente più debole, perché quindi ci sembrava più che giusto andare a contribuire, fare la nostra parte nel rispettare uno sport che fa parte del DNA della nostra Cantù. E poi infine perché a Cantù ultimamente stiamo cercando di portare tutti i canturini ad utilizzare maggiormente la bicicletta. Due parole anche al presidente del CC Canturino, che chiaramente gestisce una squadra di ragazzi che sono quotidianamente sulla strada. E cosa aggiungere dopo la dotta esposizione del sindaco e dell'amico Antonio? Sicuramente il CC Canturino è qui in una posizione che qualche giorno fa ha visto una gara sia maschile che femminile che ha portato 400 persone, 400 corridori in Cantù. Manca un po' di cultura, sicuramente, però bisogna farlo e questo è uno dei primi passi. Partiamo da qui. E sempre a disposizione. Grazie, grazie a tutti.